è entrato nella nostra vita senza chiederci permesso. Ha aspettato il momento giusto per poi scattare e moltiplicarsi, scatenando tra la popolazione il panico totale, sopra, sotto, ovunque, non importa. Test, tamponi, esiti positivi o negativi, isolamenti, contagiati, giovani, anziani, ma occhio anche ai soggetti con particolari patologie, con distacco prevalente tra le due categorie in quanto a speranze e salvezze per mantenere vivo, in questo caso, il bene più prezioso, chiamato vita. Oggi le vie del paese sono deserte, il silenzio prevale, sembra di essere rinchiusi in un racconto manzoniano dove si narra la peste. La situazione è surreale, dopotutto ti chiedi se può capitare di svegliarsi un giorno e di non trovare più il senso di quello che stai facendo. Provi a cercarlo dentro la quotidianità, alzi un paio di dubbi, sperando di trovarcelo sotto come le monetine, frughi nelle tasche e nei doveri, ma niente, anzi scopri che le piazze sono deserte, le scuole sono chiuse, dalle superiori alle elementari asili inclusi, come del resto i centri di aggregazione e impianti sportivi, il cui cancello d'ingresso non si riesce neppure più a intravedere. Le attività, le poche rimaste aperte dopo il decreto dell'11 marzo 2020, hanno abbassato le proprie serrande, rinunciando alla moneta chiamata euro, ma guadagnandola in fatto di salute. Poi ovviamente ci sono i casi eccezionali, dove le distanze di un metro devono essere mantenute e si entra uno alla volta e l'igiene insieme alla sicurezza la fanno da padrona. La campagna Io resto a casa ci obbliga a chiuderci, a tutelarci tra le nostre mura, a rispettare delle regole che nessuno di noi vorrebbe approvare, che nessuno di noi avrebbe mai chiesto, ma che tutti dobbiamo oggi rispettare per tutelare la nostra salute e quella degli altri, perché questa volta non basterà solo una semplice preghiera o una visita di controllo al nostro ospedale di riferimento. Piuttosto un ringraziamento a tutti i dottori e gli infermieri che si stanno prendendo cura di noi, perché con la vita e con quella degli altri non si scherza. È vero, questo virus ci ha tolto la libertà del nostro lavoro, delle nostre idee, della nostra vita, ma nel contempo ci ha fatto crescere, responsabilizzare ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, unire, riassaporare quei valori di una vita che sono stati rinchiusi forse troppo presto nel nostro armadio. Ci ha ricondotto l'abbraccio verso cari da tempo dimenticati, a dei valori, scavalcati dall'epoca di una tecnologia e di un habitat odierno. La console, la PlayStation, il PC, internet, la PTV, l'iPhone, lo smartphone, Alexa e i social che ci tengono informati assieme alla televisione sull'attuale situazione, ma che trattandosi di un mondo virtuale spesso e malvolentieri ci trascinano a leggere delle fake news, alzando il tasso di preoccupazione in ognuno di noi. Quindi occhio e buonsenso per tutte le regole. Sono semplici, ma basta poco. Un'intesa non trovata. Un gallo che esce fuori dal pollaio per prendere in maniera testarda la strada sbagliata, quando basterebbe semplicemente seguire l'acqua del nostro fiume Marecchia, che in questi giorni scorre limpida e fluida in un'unica direzione. Covid-19 va battuto. Insieme si può. Per tornare a vivere la nostra quotidianità, per riassaporare la nostra libertà e soprattutto per riprenderci in mano la nostra vita.